Salve ragazzi, sono Flavio, benvenuti in questo nuovo video e chissà di cosa andremo a parlare oggi. CM Punk è tornato questa notte in quel di Survivor Series in WWE dopo ben 3590 giorni, ovvero dalla Royal Rumble 2014, dove se ne andò in seguito a dei piani assolutamente non condivisi con la dirigenza, tanti vari verbi con Vince McMahon e non solo, più tanti altri problemi a livello medico e con i medici WWE che secondo lui non lo seguivano bene, cause di mezzo, insomma, gran casini. Successivamente, circa 2 anni e mezzo fa, è tornato in All Elite Wrestling per poi essere cacciato dopo varie risse, vari problemi provocati nel backstage e tra i wrestler. Oggi, questa notte, è tornato CM Punk in un Survivor Series molto controverso, perché tanti si aspettavano questo nome, poi sembrava alla fine non dovesse succedere più nulla e devo dire mi ha ricordato molto Extreme Rules, dove quando tornò Bray Wyatt era praticamente finito e non ho gradito questa specie di copia e incolla, ma ho gradito la cosa per il fatto che almeno hanno dato il suo spazio anche a Randy Orton, assente anche lui da davvero davvero diverso tempo, oltre un anno, quasi due alla fine. Insomma, siamo qui per parlare di CM Punk, signori, che cosa potrà dare CM Punk, Phil Brooks in WWE al momento? A mio avviso potrà dare molte cose, perché sia chiaro, l'ho criticato tantissimo nell'Elite Wrestling e lo critico ancora per quello che ha fatto, ovvero male e niente, perché è stato campione sì, ma anche quasi, è andata meglio che in UFC, sì, perché è stato anche in UFC, però ha fatto davvero male nel senso che non si è sposato con un wrestling che tanto cercava di chiamare come suo, che non è più suo, perché mi ricordo il promo che ho veramente disprezzato, ovvero dove disse: ho lasciato la Ring of Honor nel 2005, quello che è, dopo tot anni la ritrovo nel 2021, dove torno nel pro, insomma, torno nel pro wrestling dopo che l'ho lasciato in Ring of Honor. Voglio dire, è una cosa che veramente fa mancare di rispetto a chi ti ha reso CM Punk, ovvero perché senza Vincent Kennedy McMahon il CM Punk di oggi non avrebbe minimamente avuto l'ovazione che ha ricevuto questa sera, anzi, con tutto il rispetto per le federazioni, se lo vedessimo oggi in NWA sarebbe veramente tanto, molto probabilmente, o comunque a Dynamite a fare qualcosa, o in TNA. Dubito che senza Vincent McMahon, Vince McMahon, CM Punk sarebbe diventato il CM Punk che è oggi. Quindi a Raw, voglio vedere se dovesse mai tirare frecciatine, dico Raw perché sembra che sia pubblicizzato per Raw, all'All Elite Wrestling, visto che CM Punk è molto bravo ad avere una lingua biforcuta, non solo con i colleghi ma soprattutto con chi lo paga, a quanto pare. E non fraintendete queste parole, nel senso che sono contento di CM Punk. A mio parere, chi mi segue su Instagram, rotto wrestlemania/followtheTube, seguite qua sotto, c'è sempre in descrizione il link. E nelle storie vi ho detto il sabato sera, spero ovviamente che arrivi CM Punk per salvarci. Salvarci da cosa? Salvarci da una gestione WWE abbastanza scellerata da alcuni punti di vista. Ci sono tante scelte di booking che non condivido, e ci sono tante scelte narrative che non gradisco confronto a un tempo. E secondo me l'arrivo di un CM Punk in pianta stabile in WWE può veramente sollevare tante cose, anche se secondo me Triple H sta avendo molta fatica, molta più fatica con i veterani, con i wrestler di grandi nomi, vedi Brock Lesnar, Edge, John Cena e così via, che ha dovuto gestire fino adesso, ai wrestler giovani e acerbi con cui può provare a mescolare più sue idee. Veramente contento di CM Punk, non fraintendetemi, spero esca una maglietta o una bella felpa da poter prendere, perché sono sempre stato un fan anche solo delle grafiche di CM Punk. Sicuramente non mi riscriverò le X sulle mani come avrei fatto da ragazzino vedendolo lottare, però cosa posso dire? Sono veramente contento, fa bene al wrestling, fa bene alla fanbase di wrestling, fa bene alla WWE e fa benissimo alla concorrenza. Dall'altra parte, non l'Elite Wrestling, c'è Edge, c'è Christian, che stanno facendo benissimo. Christian, a mio avviso, è il lottatore dell'anno, ma questo è un altro discorso di cui voglio parlare in un altro video. Probabilmente faremo qualche cosa a riguardo, ma non voglio andare a parlare troppo, anche perché ho molti lavori, tante cose da fare, probabilmente la location, non so se sarà ancora questa da qui ai prossimi 5-6 video, ma troppi spoiler. Detto questo, signori, di cosa possiamo parlare? Voglio sapere voi cosa ne pensate del ritorno di CM Punk, è tornato, c'è stata una contrattazione che sembra fosse iniziata addirittura questa settimana, nonostante le tante tante probabilità e prove di negoziazione andate avanti negli anni passati e recenti, fino ad arrivare in questa settimana, inizio settimana, è stato detto, dove CM Punk ha definitivamente accettato e Triple H ha deciso di metterlo sotto contratto. Quindi voglio sapere, secondo voi cosa può dare CM Punk? Siete contenti? Intanto qua si spengono i bellissimi faretti, ma oramai è una cosa molto bella, che probabilmente nella nuova location non avremo più, chi lo sa, vedremo.
Cosa vi aspettate da CM Punk? Cosa aspettate di vedere da quest'uomo e contro chi lo vorreste vedere lottare? Fatemi una sorta di quelle cose trashissime, come quali sono i vostri top 5 match in cui vorreste vedere CM Punk lottare? Fatemi qualcosa di simile. E sinceramente, io ho questa cosa nella testa che sì, visto anche come è andato il post Survivor Series con Seth Rollins che imprecha contro CM Punk, lo devono fermare e così via. Sembra che Night One di WrestleMania potrebbe essere CM Punk contro Seth Rollins per il titolo, come Roman Reigns contro Cody di nuovo. Spero vivamente di no, per la Night 2 a WrestleMania. Quello che io penso è che siamo abituati a vedere queste cose in WWE, ok, non c'è la gestione McMahon che lo avrebbe fatto probabilmente a un buon 70% qualora non volesse Punk subito nel main event. E io mi tengo questa cosa, questa pulce nell'orecchio di Becky e Seth contro AJ e Seth Rollins. Scusa un attimo, contro AJ e CM Punk. Per far tornare AJ a lottare, dubito che possa mai succedere, ma ben venga in caso. Tanta carne al fuoco non fa mai male. E detto questo, signori, una cosa: Drew McIntyre ha lasciato l'arena incazzato nero nel post Survivor Series. E se c'è una cosa che voglio dire, assolutamente. Non si sa se sia un work, non voglio mettere le mani avanti perché non so queste cose. E quello che voglio dire, oltre a Nakamura, che mi aspettavo sia in panchio contro un Nakamura, ma sarebbe stato un po' riduttivo. Probabilmente si sfideranno nelle prossime settimane, magari a Raw, vista la GTS eseguita. Quello che volevo dire su Drew McIntyre è, signori, io ho fatto anche su Instagram il sondaggio, mi prendo un buon McIntyre gestito bene che 100 CM Punk. L'unica cosa è che 100 CM Punk sono un personaggio già pronto che hai da qui ai prossimi 1 o 2 anni, che ti fa fare soldi, che ti fa fare tantissime vendite di merchandising, che purtroppo un Drew devi costruire per arrivare a quello. Il paragone qual è? Che se Drew McIntyre fosse vera questa rabbia che se n'è andato subito post Survivor Series senza una doccia, solo con una felpa fuori dall'arena, avrà preso una febbre dalla Madonna, visto che a Chicago c'erano sì o no 2 gradi. Il discorso è: vale veramente la pena perdere così Drew McIntyre? Mi auguro veramente di no, perché in quel caso, laddove All Elite Wrestling, parlando di guerre di ratings, di cui si parla tantissimo in questi giorni, soprattutto visto adesso l'arrivo di Punk, farebbe veramente bene e veramente male a prendere Drew McIntyre dalla WWE. Farebbe veramente uno screzio, a mio avviso. Secondo me sarebbe veramente il colpo dell'anno, più di Edge, più di Edge. E mi auguro veramente in tutto questo di vedere un grande CM Punk che abbia messo la testa a posto. Veramente difficile. E signori, fatemi sapere la vostra e soprattutto vogliamo molti più di Drew McIntyre.